interi che ascoltiamo, veniamo accusati come negazionisti, complottisti. Adesso è il momento che anche Lecce, come altre regioni, incominciano a toccare con mano la realtà del Covid. Il Covid è un virus esistente, creato in un laboratorio, quindi dal desiderio umano, di poter spaventare l'umanità. Questo maledetto virus purtroppo danneggia, ma non quanto vogliono far credere. Sappiamo benissimo, quindi negli ultimi giorni, che questa paura che stanno alimentando è una paura che ha un interesse esclusivo da business. Si vuole creare un business dietro la malattia. Ma quale business nel momento in cui andiamo a chiudere delle attività? Qual è l'interesse di chiudere delle attività in determinate ore? Io non penso che il popolo italiano sia un popolo di persone che abbiano la necessità che qualcuno racconti qualcosa. Perché dalle ore 18 fino alle 5 della mattina il Covid è così tanto terribile, spaventoso? E poi, scusatemi, tutti questi malati, di Covid, dove sono? Perché non li andiamo a cercare? Perché non chiediamo il nome e il cognome? Perché negli ospedali non ci fanno entrare? Quali sono le verità? Quali sono queste verità che non ci vanno a dire? Noi abbiamo